Ciao a tutti! Allora, oggi devo andare all'agenzia del lavoro e ci stiamo preparando per questa spedizione. Abbiamo già fatto una lista delle cose da chiedere. Scusate un attimo, se sbatto un po' gli occhi, ma sono terribilmente miope e quindi non vedo una mazza e ho finito le lenti a contatto. Dunque, tra le cose per le quali io vorrei quest'uomo ammazzare, al numero uno viene il motivo per cui lui non mi spedisce mai né degli inviti per andare con lui a parlare, né tantomeno magari quello che dovrebbe fare per il suo lavoro, cioè spedirmi per esempio delle richieste di lavoro o almeno dirmi, guardi, si orienti più da questa parte a cercare lavoro, cioè nell'ingegneria meccanico, più nella logistica, niente, non mi arriva assolutamente niente da lui. Ho anche pensato che fosse morto, perché se uno non si fa vivo, vuol dire che non c'è più con noi. Comunque, il numero due è il riconoscimento degli studi, come ho già detto, perché ho scoperto che è utile, ma andando a una fiera del lavoro, perché due o tre persone me l'hanno detto. E invece lui non mi ha detto niente, ma neanche l'agenzia del lavoro mi aveva mai consigliato di fare questo Anerkennung, che non risolverà tutti i problemi, io non mi illudo, ma almeno cioè, adesso vado a fare i colloqui di lavoro e alterno un'umiliazione con un'incazzatura, almeno fare una pausa ogni tanto, ecco. Questo sarebbe il motivo per cui sto cercando di fare l'Anerkennung, solo che è molto lento. Il terzo motivo per cui lo voglio uccidere è che io gli chiederò scusi, devo ritornare a studiare? E molto probabilmente lui mi dirà di no perché vuole tenermi altri, non lo so, 2 o 3 anni disoccupata, tanto per sbattermi fuori dalla Germania, perché io ho questo sentimento che loro vorrebbero tanto sbatterci fuori tutti noi italiani dalla Germania, ma se ne possono andare a fare in culo per questo motivo, io non mi muovo da qui, andate a fare in culo. Giusto perché voi volete scacciarmi via, giuro che resto qui e mi faccio pure seppellire, lo lascio nella mia volontà, cambio le mie volontà proprio, dovete seppellirmi buttando le ceneri nel Reno. Detto questo, c'era un quarto motivo che vi dirò un attimo perché ce l'ho sulla lista. Quarto motivo, no, non c'è più sulla lista, perfetto. Il quarto motivo potrebbe essere, per esempio, che cosa fare adesso, perché voglio dire, sono da febbraio disoccupata, continuo ad andare a questi colloqui di lavoro dove mi umiliano, mi dicono: ah, lei potrà fare magari un practicum, che sarebbe uno stage, un tirocinio, traducetelo come volete, poi no, oppure mi dicono: va bene, l'assumiamo, dobbiamo soltanto parlare con i nostri capi, lei sarebbe perfetta per fare questo oppure per fare quest'altro, e poi dopo non, col cazzo che mi assumono. Quindi adesso cosa vogliamo fare? Io ho spedito una lista di 7 pagine, una lista a lui di 7 pagine dove gli ho fatto vedere dovunque ho mandato il mio curriculum, proprio da una pasticceria, un supermercato, fino a un posto di logistica, l'aiuto di sera, non lo so dove dovevo ancora mandare il curriculum, mi sono anche un po' rotti i coglioni e quindi chiederò spiegazioni ed è bellissimo. Ciao a tutti e ci vediamo dopo. Ciao!